Sì, buonasera Presidente. Il contraddittorio è senza dubbio il sale della democrazia. Lo è talmente tanto che nel precedente mandato ebbe a chiedere più volte al sindaco Bruni di astenersi da trasmissioni dove la maggioranza non avesse contraddittorio. Ma proprio perché capitava, non capita neanche più a Cuba, ma capitava solo a Cuba che il leader massimo parlasse urbi e torbi senza avere rappresentanti della minoranza, perché non c'era. È un tema a me così caro che addirittura era uno dei 100 punti del nostro programma. Sul fatto che per fare opposizione è necessario sicuramente avere degli spazi dove poter apparire, contrastare quello che è il potere temporale, quello che è il potere che sta esercitando il suo potere ed eventualmente avere degli spazi. Allora dicevamo noi nel nostro programma che adesso Cuomo sa bene cosa voglia dire fare opposizione, forse perché siamo l'unica forza che da tempo è solo all'opposizione. Adesso Cuomo non potrà che essere grata a chi le farà le pulci una volta arrivata al governo, ipotetico, era un programma per vincere. Adesso Cuomo sono un faro da seguire, il volere dei comaschi, tutti. Adesso Cuomo, sindaco compreso, parteciperà a programmi televisivi nei quali verrà garantito un contraddittorio. Adesso Cuomo preferirà leggere articoli di giornale dove venga riportato, almeno il parere di un suo oppositore circa il tema trattato. Allora, il fatto che non sia più Bruni ad andare una volta ogni due settimane a parlare urbi e torbi senza contraddittorio, ma sia il democratico Lucini, a me fa accapponare la pelle. Ma fa accapponare la pelle perché se uno ha una vaga idea di cosa voglia dire contraddittorio, non accetterebbe mai un invito dove non sia invitato anche un esponente della controparte democraticamente che dica: guardi, non è così. Questo sta alla vostra sensibilità a recepirlo o meno. Poi, quanto è successo nell'ultimo Consiglio Comunale mi ha lasciato esterrefatto. Si è confuso il tema legalità col tema trasparenza, che se fossero la stessa parola, avessero lo stesso significato, non esisterebbero. Non è un sinonimo, legalità è una cosa, trasparenza è un'altra. Questa non è un'aula di tribunale, quindi non intervengo per dire tu non hai rispettato la legge. Io intervengo per fare presente, proprio perché fare le pulci è dovere della minoranza, ma perché è uno stimolo per il sale della democrazia. Aiuta a migliorare il governo per giunta, perché se le pulci sono fare le pulci ha un significato concreto e aiuta, io resisto alle critiche della minoranza, quindi miglioro. Chi confonde il tema legalità con opportunità e trasparenza, secondo me, ha capito poco di cosa siamo qui a fare. La legge qui dobbiamo rispettarla tutti. Ripropongo la domanda che ho posto anche al sindaco, perché era rivolta anche al sindaco, all'assessore Iantorno, a Pusterla, e mi viene particolarmente simpatico fare questa eccezione a questa giunta, perché è una delle poche giunte in Italia che si è dotato addirittura di un assessore alla trasparenza. E pensavo che fosse chiaro a una giunta che ha addirittura un assessore alla trasparenza la differenza tra legalità e trasparenza, perché la legge qui la dobbiamo rispettare tutti, non è che Iantorno possa fare il magistrato. La legge la dobbiamo rispettare tutti e abbiamo altri membri. L'assessore alla trasparenza è quello che dice trasparenza, che è un'altra cosa. E anche qui siamo tutti troppo intelligenti per non capire a che cosa mi riferissi. Trasparenza significa che se ti faccio una domanda che va oltre la legge è proprio perché il nostro operare deve essere al di sopra delle parti e al di sopra della legge, perché se no basta un magistrato e chi viola la legge viene per... non è compito mio fare il magistrato o dire chiaro. Parcheggi. Depositiamo una mozione per cercare di far aumentare il numero dei posti blu agevolati ai residenti. Ne discuteremo a tempo debito, non sono sufficienti. Come avevo promesso, ma questo non sarà tema di questa preliminare perché lo è stata di una passata, visto che questo consiglio non mi ha consentito di parlare e di discutere, era una proposta democratica, era una proposta alla quale mi sarebbe piaciuto che la maggioranza avesse dato almeno l'opportunità di entrare in aula, non è stato così, delle copie di fatto, depositerò come promesso una mozione. Grazie. Grazie consigliere Albinese. 20:41, aspettiamo.